Ritornando un po' al tema del rapporto, diciamo, della progettazione che nel tempo lungo che va dall'edificio fino, diciamo, al suo completamento, è un po' come giustamente dicevi te, il cambiamento della società, il cambiamento anche del prodotto, tra virgolette, diciamo, edificio che diventa sempre più complesso per soddisfare le diverse esigenze, ha necessariamente, soprattutto anche qui in Italia, portato, come dire, una cultura che tende sempre di più, anche per altri motivi, a frammentare, no? Il percorso, diciamo, di chi prende all'inizio la guida di un progetto e che è l'ideatore, il creatore, il padre, come si può dire, del progetto, e rispetto a molti anni fa, tranne, diciamo, pochi nomi, ma più che altro perché gli viene delegato il ruolo di star system e non perché, vuol dire, sia diverso, diciamo, il percorso normalmente, sempre di più, diciamo, il percorso si frammenta attraverso interlocutori che in qualche maniera di volta in volta vengono accesi anche in maniera molto episodica o anche, come dire, particolare, che fa sì che alla fine ci troveremo sempre di più a non capire chi è il padre vero di un progetto, che non è il tema per dare una paternità, è il tema più che altro di rischiare di creare una sequenza disordinata, che anche cacofonica, molto ovviamente, o per contrasto, che forse non costruisce un discorso. Io ritengo che è estremamente interessante nel percorso fare in sì che ci sia, come dire, la staffetta, diciamo, prima, però dovrebbe avvenire all'interno di una logica tale per cui magari chi all'inizio ha un ruolo maggiore, come dicevi anche te, poi via via magari tiene solo il fil rouge fase dopo fase, ma magari prima coordina, dirige, poi ascolta, poi dice la sua, e poi fa quasi da advisor e poi dà la sua opinione critica, come dire, se questo deve essere il percorso dei progetti più complessi. Rispetto a una cultura, soprattutto italiana, ma non solo, tale per cui c'è chi ha fatto l'architettura, poi c'è chi interviene per organizzare gli spazi, poi c'è chi interviene per fare gli interior, poi c'è chi interviene chi fa la luce, tutto in maniera abbastanza stratificata, dove c'è anche quella cultura, come dicevo prima, tale per cui chi interviene vuole anche affermare la propria identità e spesso, se non è molto intelligente e sensibile, lo fa anche entrando in contrasto con gli edifici. Allora, io ritengo che questa cosa qua sarà il destino del futuro, altrimenti nel futuro non sarà il progettista come una volta si identifica, deve essere una figura ancora molto più trasversale, molto più colta, molto più preparata, ma allo stesso tempo ci deve essere una presa di coscienza anche degli altri attori che magari sono sempre più dentro il settore e ancora più del cliente. Tu come vedi questa cosa? Pensi che si debba andare alla frammentazione più e quindi ciò che viene viene, o vedi, come dire, questa variabilità, diciamo, di intensità di chi, come dire, genera l'edificio, lo spazio e poi pian piano però debba con un filo rosso magari sempre più leggero, mantenere un po' il Sì, discorso? no, ma io sono convinto che si vuole, diciamo, un padre supremo o madre suprema o direttore d'orchestra, quello che è, semplicemente perché si rischia di perdere, come si può dire, la forza del concetto, dell'artefatto che uno sta facendo, uno spazio. È importante, queste persone diventano molto difficili da trovare perché deve essere umile ma forte, deve essere in grado di fare scelte, a volte contro se stesso, delle sue, non so se è l'architetto, deve magari appoggiare il lighting designer in una scelta oppure l'interior, quello che è. E quindi non è sempre detto che sarà amato dal suo team che gestisce. Dall'altro lato deve essere in mezzo al progetto, perché se non è in mezzo al progetto non lo capisce. Deve interpretare gli interessi del cliente, ma deve anche smussare gli interessi del cliente, perché se diventa solo commerciale perde un peso, se diventa solo architettonico perde un peso, se diventa solo un'esperienza ma è brutti. No, cioè, è complicato metterlo Equilibrio. insieme, questo equilibrio non può essere scaricato sui vari entità, perché gli esseri umani hanno una piccola caratteristica, siamo tutti bravi e buoni, ma difendiamo il nostro territorio, sempre. E quindi ognuno cerca di fare meglio il suo, ma quando c'è un percorso complicato, non è il meglio di tutto fa meglio. Il meglio a volte vuol dire non meglio di tutti, vuol No, no, è dire il l'armonia. giusto di tutti che fa il meglio di tutti, dalla somma insieme, Non è insomma. corretto. È solo che questi personaggi o qualcuno che è in grado
non sono facili, perché ribadisco, deve essere forti, umile, deve essere autorevole, ma sì, cioè, va detto che oltre alla persona ci dovrebbe essere una dinamica, diciamo, della committenza, che comprende, perché spesso è la committenza che preferisce, come dire, separare. Sì. Io ne ho vissuta una tale per cui, cioè, mi si era proprio vietato, essendo noi l'architetto edificio, di parlare altro, ma quasi come dire, perché sì, il passaggio di testimone della committenza all'interno dello stesso gruppo prevedeva, come dire, l'idea di due parrocchie differenti, e questo non fa bene al progetto, pur dichiarando un altro aspetto, che in quelle fasi lì, in quella situazione lì, chi ha o si trova in questo ruolo deve principalmente avere una caratteristica, ovvero essere generoso, ovvero generoso, sì, dal punto di vista del rapporto con le persone e nel progetto, perché c'è bisogno di questa cosa qua, che è anche quella cosa che media, perché generoso vuol dire che spesso magari sei dentro un elemento che non è comparabile, definibile con un incarico, un onorario, sì, ma sta all'interno di un'idea di progetto, sì, e quindi culturalmente esce dalla logica anglosassone, entra in quella mediterranea. In realtà la Mediterranea oggi è un po' particolare, ma dovrebbe stare a metà, sì, tra, no, queste due, no, insomma, tra l'organizzazione e la capacità di sovrapporsi. Sono d'accordissimo con questo. Diciamo che questo futuro lo vedo difficilmente applicabile da anglosassone, bianco e nero, perché chiede infinità di grigi. E quindi in quel senso la cultura, diciamo, cioè, latina, o quello che possiamo dire low, high context, sono adatti, anche se nell'ottica, cioè nell'oggi come oggi, sono le altre che vincono perché sono più efficienti. E quindi su questo percorso si può aprire il dibattito. No, ma almeno sulla carta. Sì, nel senso che fanno del processo l'efficienza, anche sapendo che oggi la società non si può più permettere quel processo, che è estremamente, sì, costoso, perché la differenza tra una cultura, adesso estremizzo, una cultura anglosassone che frammenta invece in tanti ruoli, sì, crea grande efficacia quando uno se lo può permettere, ma spesso è sovrastrutturato rispetto all'esigenza. E magari nella cultura latina uno riesce a fare una sola persona tutto, che non vuol dire che va bene, perché oggettivamente nella complessità c'è bisogno di un processo, di un percorso. Credo che, come hai detto bene te, serve il processo, e la gestione del processo nella cultura, diciamo, anglosassone è stata con il suo cavallo di battaglia, e lì snellendola da un certo punto di vista e immettendo l'altra parte, che è quella, chiamiamola, diciamo, umana, mediterranea, latina, che fa sì che magari uno comprende la finestra dove uscire e non guarda solo la porta, e quindi quelle due condizioni lì sarebbero molto vincenti, e poi rappresenterebbe al meglio quello che è la culla del mondo, ovvero l'Europa, sì, perché sì, ha queste due culture. No, ma è difficile la cosa, perché da un lato si vuole il processo, come hai detto, è importante, ma poi si vuole la capacità dall'altro lato, più mediterranea, quella di avere il coraggio di omettersi pezzi del processo se non funzionano, corciarlo, tagliarlo, perché se uno segue il processo infinitamente diventa mastodontico, spesso è complicato e perde a volte il filo. E il processo non può essere quello che guida tutti, perché, no, come dico spesso io ai clienti, se seguite solo il processo non avete bisogno di noi. No,